Colangelo finisce 1-1 tra Penne e Lanciano, con i padroni di casa che recriminano per le tante occasioni sprecate, in particolar modo sul finale di gara. Si parte subito con le azioni al settimo minuto sugli sviluppi di una rimessa laterale, sfera che arriva a Bellitta, conclusione sventata da D'Amico. Al quindicesimo cross di Moi per Iseni e Mariani, che mancano però il tap-in vincente a due passi dalla porta di D'Amico. Al diciassettesimo slalom di Ciotola, che dopo aver superato due avversari prova la conclusione che si perde sopra la traversa. Al ventisettesimo si vede il Penne con Cacciatore che serve Serti, palla però che finisce alle stelle. Alla mezz'ora Cutiglia aggancia un bel pallone ma viene steso poco prima di entrare in area di rigore. Calcio di punizione che Cacciatore pennella alla perfezione per la testa di Guerra, che fa 1-0. Dura solo 3 minuti il vantaggio dei locali. Dopo 3 minuti Iseni non sbaglia da due passi, un bel assist servito da Mariano. Con le azioni montate da Flavio Forcellese passiamo alla ripresa. Sedicesimo minuto, Ciotola fa tutto bene sulla sinistra, dà il taglio al centro per Iseni che non riesce a capitalizzare. Al 35esimo Cacciatore addomestica un pallone, serve Di Fazio, conclusione che però si stampa sulla traversa. Nuovamente Cacciatore ad accendere il Penne al minuto 37, scambio con Guerra, il numero 10 entra in area ma viene steso da Elezai, per il direttore di gara non ci sono dubbi, calcio di rigore e ammonizione per il portiere ospite. Sul dischetto si presenta Guerra ma si fa ipnotizzare dal numero 1 ospite, si resta dunque sull'1-1. Al 46esimo l'ultima azione dei locali, nuovamente Cacciatore, serve il neoentrato Di Fazio, conclusione debole, respinto dal portiere ospite. Si conclude qui la gara con un pareggio tra Penne e Lanciano.